Benvenuti Anomalie, in questo video parliamo di come collaborare quando giocate a Prism. In questo gioco collaborare significa porre attenzione al vostro benessere e a quello delle persone che giocano con voi durante le sessioni. In questi video vedremo alcuni stralci della giocata di esempio e li approfondiremo mano a mano. Ora vedremo una parte della giocata in cui abbiamo stretto l'accordo. La rivediamo perché a me è capitato di fare una cosa interessante. Sono rimasto in silenzio per un bel po' e mi sono preso del tempo per pensare. Guardate. Allora, domanda importante, ci sono tematiche o argomenti che o dobbiamo trattare con cautela o dobbiamo escludere dalla giocata? Per quanto mi riguarda, in realtà, io problemi non ne ho di nessun tipo. Ok. Allora, io metterei magari più che altro un blocco a quelle che sono le scene di abuso sessuale, nel senso che non è un problema parlarne dire è successo, ma preferirei non arrivare andare in profondo, insomma. Esatto, non arrivare in quel fino a lì, ecco. Perfetto. Quindi se c'è, non lo so, un caso investigativo in cui c'è una vittima di abuso sessuale ed è il caso investigativo, è un conto, però non ce lo giochiamo, non giochiamo quella scena. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Io allora fatemici pensare. Per una cosa che ho visto negli ultimi tempi, magari tratterei un pochettino con cautela la questione suicidio. Ok. Ok, però portiamola in gioco nel caso, però... Va bene. Ok. Avete visto? Mi sono preso del tempo per riflettere. Stavo facilitando la parte di accordo, c'erano videocamere ovunque che mi distraevano. Quando mi sono reso conto che non avevo la risposta sulla punta della lingua alla stessa domanda che avevo fatto, mi sono semplicemente preso il tempo di ascoltarmi e pensare. Cavolo, mentre giro un video dimostrativo, direte voi? Sì, certo che sì. Quando giocate non vi state esibendo in una performance. Ponete attenzione a ciò che pensate e provate. E quando giocate, prendetevi il tempo di pensare a ciò che volete dire senza mettervi fretta. Giocare non è una gara di velocità e non dovete avere sempre la battuta pronta. Non abbiate paura di un po' di silenzio perché non ha mai fatto male a nessuno. Ovviamente ascoltare è una cosa da fare tanto verso se stessi quanto verso gli altri. Badate a ciò che viene detto come anche al linguaggio del corpo. Evitate di giudicare, mettere pressione e evitate le distrazioni al tavolo, perché a nessuno piace giocare con persone che guardano il telefono. Ora, trattiamo il dialogo, a volte esplicito e a volte silenzioso, che ci permette di mantenere il registro e i contenuti della narrazione sempre adeguati alle nostre necessità. Innanzitutto parliamo della distanza e vediamo come l'abbiamo usata al tavolo. Cosa molto importante, questo aggioggino che abbiamo qua, questo tokenino, che non usiamo per nient'altro che questo, è nel gioco un segnalino di distanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo usiamo per modellare un pochettino la narrativa condivisa, il modo in cui raccontiamo le cose, ok? Senza interrompere la narrazione, qualora avessimo bisogno di adeguare un po' il tono. Cosa vuol dire? Lo teniamo tutti vicino al bordo del tavolo. Fino a quando è vicino al bordo del tavolo, possiamo anche essere molto espliciti, andare molto in profondità, sempre nel rispetto delle tematiche che ci siamo detti. Se durante la sessione vogliamo un attimino, come si dice, alleggerire, ecco, cercavo alleggerire il tono, ok? Oppure vogliamo prendere un po' di distanza da quello che stiamo dicendo, basta che chiunque di noi sposti il segnalino verso il centro del tavolo. Più il segnalino è distante dal bordo, più tutti noi adeguiamo il tono facendolo diventare più indiretto, più velato, più generalista. Ok? Questo ci permette di, qualora ci fossero delle cose veramente pese, adeguarci un pochettino fra noi senza interrompere la giocata. Qualora voleste o doveste chiedere esplicitamente un cambio di quello che sta succedendo in scena perché ha smesso di essere piacevole, oppure addirittura chiamare un'interruzione, fatelo, ok? Va bene. Nella sezione collaborare del manuale trovate tutte le indicazioni su come regolare la distanza, come chiamare un cambio e come chiamare un'interruzione. Guardate come quando Alice ci chiede di prendere distanza da una descrizione su cui stavo andando un pochettino pesante, mi regolo senza dover interrompere il gioco. Il cadavere della vecchia Gertrude si sta dissanguando sul pavimento di casa vostra. Bene. È entrata in casa all'inizio con qualche falsa cortesia e dopodiché Magda ha cominciato a ricattarti dicendo che sapeva del vostro segreto e che se non
fossi stata molto gentile con lei, vi avrebbe denunciati. Dopodiché le cose si sono scaldate, lei ha cominciato a sbraitare e prima che tu te ne potessi rendere conto, il coltello che avevi in mano è finito nella sua gola. E adesso lei vi sta guardando mentre gli ultimi respiri le svuotano il collo e la vita la abbandona. Prendo un attimo di distanza okay. della situazione. Okay. Sai che fra poco questa cosa verrà scoperta. E sai che non potete coprirla. Certo. Questa cosa, perché Gertrude ha famiglia e quindi prima o poi indagheranno e vi troveranno. Come potete notare, ho regolato il tono di ciò che stavo raccontando, riferendomi a questa cosa, piuttosto che in modo esplicito all'omicidio, ma non ho premuto il freno sui contenuti. La situazione di Magda e Noah è ancora grave. Se ci fosse stato bisogno di cambiare i contenuti, Alice avrebbe potuto chiamare un cambio, ma non l'ha fatto. Gli strumenti che trovate nel capitolo collaborare non sono fatti per giocare con il freno a mano tirato, sono fatti invece per andare a tutta velocità, ma con il casco, doppio cinture di sicurezza e una bella tuta ignifuga. Quando vi sembra il caso di usare questi strumenti, fatelo ed esprimetevi senza paura. È un modo migliore per giocare ed è un modo per migliorare l'esperienza di gioco di tutte le persone al tavolo. Un'ultima cosa, prima di passare al video in cui scopriremo come condurre le sessioni. Costruite su ciò che raccontano le altre persone e fate domande. State raccontando una storia insieme e l'unico modo per farlo è prestare realmente attenzione alla narrazione condivisa. Affrontate la paura, fate scelte difficili, vivete la distopia. Questo è Prisma.